Allenamento bassi con l'elastico. In questo workout sollecitiamo maggiormente la zona dei glutei. Buon allenamento! Iniziamo, step touch. Coordiniamo bene il movimento e lavoriamo sempre con l'elastico alle caviglie. Questa prima fase è una fase di riscaldamento. Cambio, jumping jack. Cambio, spinta su gamba sinistra. Cambio, spinta su gamba destra. Posizione di mezzo squat e distensione della gamba. Jumping jack. Tre, due, uno. Pausa. Riprendiamo, apertura laterale. Controlliamo bene il movimento di apertura della gamba e del ritorno. Importante la fase di ritorno. Cambio dall'altro lato. Per percepire maggiore contrazione muscolare, lavoriamo anche con il piede a martello nel momento in cui andiamo in apertura. Cambio, posiziono bene il corpo in avanti e lavoro sugli slanci per il gluteo. Portiamo sempre la punta a contatto col pavimento e poi su a fare la spinta. Andiamo a lavorare dall'altro lato. Coordiniamo bene sempre il movimento e la corretta postura. Corpo leggermente inclinato in avanti e gamba che spinge tesa dietro. Di nuovo delle aperture laterali. Così abbiamo lavorato sia il gluteo che l'esterno coscia e per riflesso anche l'interno.
la gamba d'appoggio leggermente piegata, addome sempre contratto, su, altri 10 secondi, pausa. Riprendiamo, durante la pausa abbiamo cambiato la posizione dell'elastico per rendere più intenso il risultato. Questa fase di 10 secondi lavoriamo con step touch e cambio e andiamo a lavorare sul gluteo. Riprendiamo il movimento di step touch. Ed andiamo a lavorare sulle spinte. Piedi a martello, gamba tesa dietro, corpo leggermente spostato in avanti. Addome contratto. Cambio. E andiamo dall'altro lato. Pausa. Ok, riprendiamo. La tensione è maggiore, il movimento è più frenetico. Importante è controllare l'addome e la posizione del corpo. Ora apro e chiudo. Andiamo giù nella posizione plank e porto su la gamba sinistra e ritorno giù, su e la riporto giù. Ritorniamo su, apro e chiudo. Riandiamo a lavorare sul gluteo, controllo bene la posizione.
e rilavoriamo. Apro e chiudo, piccoli saltelli. E andiamo giù in plank, lavorando con la gamba destra. Controllo bene il movimento, su e ritorno giù, su Riprendiamo, abbiamo tolto l'elastico e lavoriamo ora sull'affondo alternato. Controlliamo bene il movimento. Se abbiamo difficoltà sull'equilibrio, portiamo leggermente le braccia in avanti, altrimenti possiamo lavorare con le mani nel fianco, fuori l'aria e contraggo l'addome. Ok, spostamenti laterali con distensione della gamba di dietro, controlliamo bene il movimento, piccoli salti, e andiamo in molleggio sulla posizione di squat. Slancio alternato della gamba, prima destra e poi dopo sinistra. Con la mano cerchiamo di toccare la punta del piede. E ritorniamo sul molleggio o su mezzo squat. Squat completo, no mezzo squat. Controlliamo bene il movimento. Tre, due, uno. Il tuo allenamento è terminato.